questo settore così importante per l'economia toscana, insomma, torna a confrontarsi qui ad Arezzo. Ecco, quanto contiamo su questo settore dal punto di vista proprio turistico? Ma guardi, io sono qui prima di tutto per ringraziare gli operatori della Toscana, che soprattutto è un'imprenditoria anche femminile, la quale imprenditoria unica anche nel panorama nazionale, insomma, noi primeggiamo in questo settore a livello nazionale sia per qualità ma anche per quantità, contribuisce a due aspetti fondamentali della Toscana. Uno, ha un marchio della Toscana che è legato al benessere, al paesaggio, alla qualità dei prodotti, al ben vivere. Questo marchio è diventato un marchio mondiale. L'agriturismo, l'impresa agrituristica dà un contributo decisivo al mantenimento e all'aggiornamento di questo marchio, che trascina poi tante altre cose anche dal punto di vista economico. E l'altro è che la presenza di tante strutture che fanno agriturismo su poderi che anche sono di piccole dimensioni spesso contribuiscono in modo determinante alla tenuta dell'assetto idrogeologico della nostra regione, quindi al mantenimento di un equilibrio, e questo è fondamentale. Noi bisogna guardare sotto questi due aspetti all'agricoltura toscana. Prima uscita pubblica del nuovo presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, insomma, questi due territori come staranno insieme? Beh, staranno insieme con una vocazione anche economica, hanno settori complementari, quindi che si possono solo completare, hanno comunque elementi comuni importanti. Oggi siamo qui a inaugurare la 17ª edizione di AgriTour, quindi un settore agrituristico comunque legato anche all'agroalimentare. Sono due tra i campioni, diciamo, della nostra economia, perché sono territori incontaminati, bellissimi, che vengono apprezzati dai nostri turisti e che ovviamente trovano nell'agriturismo una collocazione naturale per visitarli e per viverli. Quindi credo che sia un'integrazione che faccia anche in modo di non solo di mantenere quello che abbiamo costruito in questi anni a livello economico, ma anche di valorizzarlo, ecco, come il settore appunto dell'agriturismo, che per Siena, tra Siena e Arezzo rappresenta oltre 1800 strutture, oltre 27.000 posti letto, e che quindi anche per la Toscana è davvero il comparto di gran lunga più importante.